Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Oggi andiamo a vedere la PSP con Formula 1 2009 e Tekken, due giochi bellissimi. Tekken soprattutto, che è stato uno dei giochi migliori per la PlayStation portatile. E niente raga, ci buttiamo subito al massimo e vediamo di portare a casa un video degno di nota, un video cum inverno. Scusate ragazzi, domenica sono un po' così. Ok ragazzi, direi di andare. E si gode, cominciamo da Tekken. Giocone Tekken, eh? Giocone incredibile. ASMR. Ok. Vai. E niente ragazzi, adesso vediamo come progetti di console. Devo portare il GameCube o la GameCube, lascio sempre a voi la scelta, e il Mega Drive. Questi sono diciamo le priorità. Poi vabbè, c'è anche ovviamente la Nintendo Wii, la Switch, la Play 3, Play 4, però è chiaro che voglio partire da quelle più vecchie e ci godiamo Tekken. Ecco, io ho sempre usato solo Martial Law o Lab, adesso sempre la scelta finale, lo sapete, sono coerente. E che è proprio il mio personaggio in assoluto preferito. Facciamo. Posso scegliere verso CPU. Che però qua c'è il problema che mi viene da piangere perché quella con i baffi non si può vedere secondo me. Martial Law. Andiamo contro. Contro Paul Phoenix. Get ready for the next battle. Vai. Che qua c'è la mossa con la rovesciata. Ed è la cosa più bella del mondo. Spamavo solo quella. Vediamo se riusciamo a farla subito. No. Non è che ho guardato il livello, onestamente, eh. Fammi fare la rovesciata. Oh, qua, qua. Però non è andata a segno. Per me lui era Bruce Lee, quindi da piccolo usavo solo lui. Però è un figo. No, aspetta. KO. Il problema è che se lo spammavo sulla rovesciata che me la ricordavo. Adesso non me la ricordo più, perché sono una rip. Aia. Eccola qua. Guarda che non va a segno. Lo sto provando, vabbè che sto per tornando. Dovrei guardare i tasti prima di giocare, ma non fa parte del mio background. Ecco, ho perso. Aspetta un attimo, ragazzi. Che per spammare la rovesciata ho perso. Oh, subito. Oh, Chioi! No, Chioi, no! Ho perso. Scusate un attimo. Ok, ragazzi, scusate, una piccola maneggiata. Allora. Andiamo contro una bella gnoccolona. Cristi. Anche se Nina Williams, mamma mia però, cioè. Qua abbiamo delle belle gnoccolone. Eccolo qua. Ma lo voglio senza baffi. Guarda che cettone. Vai. Mamma mia, oh! Sono un po' fuori veramente, Madonna! Non so se è così una pippa. Ma scusa un attimo. Bene.
un cerotti marrone. Dobbiamo fare la dimostrazione del gioco. Ma oi? Niente. L'atrocissimo cume. Non ci ho capito, one match. Bene, no, ma sono forte, ma perché due cazzo? L'ho finito tante volte che livello massimo. You lose. Dai, sveglia. Get ready. Ho capito che è ammaliato dalla figaggine, ma... Sì, brava. Niente. Mamma mia. Poi. Bene. Niente. Voglio incaponire nel fare la rovesciata. Niente. Ma guarda, oh, ma le prendo le bombe! Ma anche a livello facile non hai visto sta roba però, eh? Dai. Oh, rovesciatona. Calma. Rovesciatona. Facciamo le combo, però ne facciamo 50.000. Aia. Aia. Ok. Devo prendere un attimo la mano, ragazzi. Che dov'è? Dai. Dai che Cristi è la gnoccolona. La deve soccombere a Marshall. Tutte me le para. No! Ma zio canederlo! No! La mossa! Niente, niente! Viola! No, Fiore è incredibile. Ce ne riesco a vincere una partita a livello facile. Dai. Senti, questo Tekken è bellissimo. Ma non lo ricordavo così difficile. Dai. Ma perché me ne parla tutto? Oddio. Niente. Infermabile la gnoccolona. Cambiamo modalità perché mi sono preso il cazzo. Dai. Niente. Non gliene paro una. Vabbè, che io, ma tanto mi frega sull'ultimo. Dai, sveglia. Aia. Non posso beccarla. Dai, cacchio. Dai, Bruce. No! Vaffanculo. Dai. Get ready for the next battle. Round one. Questo non lo conosco, non ricordo più questo. Questo non lo ricordo. Dai. Siamo stati soggiocati dalle donne, ma adesso tocca. Aia. Adesso è l'ora di Bruce. No, mi ha schivato la rovesciata. Ancora. Questa è una cosa più semplice. Fight. Bella.
Ok. Ciao. Ci siamo liberati velocemente di lui. Oh, il pandino. Pericoloso il panda. Aia. Le donne sono le più forti. Vabbè, d'altronde è così. La donna regna. Godo. Vabbè, ma lui è Bruce. Se io veramente giocavo a Tekken 2 solo con Marshall. Che poi non so, Marshall Love è lo stesso, è un parente. Non mi ricordo la storia, ragazzi, è una cavolata. Comunque questo gioco è bellissimo, se a parte gli scherzi. Come gioco, diciamo, di combattimento mi è preferito questo. Poi c'è Virtua Fighter, ma questo... Ok, subito. Scatenato, so, finché non perdiamo. Siamo in game. Guardalo! Una volta ne riuscivo a fare 3 consecutive e li massacravo tutti così. Che io. La rovesciata, la cosa più bella della storia di Tekken. Ci sono 2 ore con Christian, ne siamo soggiogati dalle donne. Aia. Godo. Madonna, scatenata, livello facile. Bella questa. Contro Gin Tonic. Ho trovato Gin Tonic. Dai che sto imparando a fare le combo. Se l'avevo finito a difficile su Tekken 2 ovviamente. E quello che ho trovato di più Tekken 2. Vogliamo recuperarli anche l'1 e il 3. Per play 1. Godo. Che io. Chiaramente potrei già aumentarlo un po' il livello di difficoltà, ma lo teniamo così, così mi sento forte, mi sento un figo. Oddio, aia. Con le donne è sempre dura. Giulia. Vai. No, Bruce. Ok. Aia. KO! You win. Round 2. Fight! Aia. Scatenata Giulia. Brodo. No, vuoto. No! Se mi dai le spalle, ti inculo in tutti i sensi, scusate per il francesismo, ma ci stava. Dai, ultima battaglia, poi andiamo a vedere. Andiamo a vedere Formula 1. Poi. Vado. No, vai, grandissimo. Siamo tornati, raga. No, sono tornato un cazzo. Qua la perdo anche. Godo. Graficamente per PSP, ragazzi. Ripeto, se la PlayStation portatile e se la PS Vita è una ferma carta, questa tanta roba. La PS Vita non ha giochi.
Quella collezione dovrei prenderla, ma sinceramente non lo so. Ok, buono raga. E adesso andiamo a vedere Formula 1 2009. Ok ragazzi, siamo qua, weekend, gran premio. Nuovo Grand Prix. Oggi inizia anche il mondiale, raga. Allora, no, mettiamo ovviamente Button, il grande Jenson Button, o Button per gli amici. Ok. Mettiamo sole, però. Ah, non posso? Beh, speriamo c'è la pioggia, perché non gioco da, cioè non mi ricordo neanche più come si gioca su San Paolo. E andiamo. Scusate che mi arrivano anche i messaggi. Facciamo subito gara. Gara. Allora, pit stop. Uno, vabbè. Al terzo giro. Che poi ci sono anche guasti, tutto, c'è, cioè, veramente erano più belli i giochi di una volta. Cioè, lo continuerò a dire, scusate, io sarò pesante, ma non c'è paragone proprio. Non c'è paragone. Dai, fiori. Possiamo andare? E chiaramente piove, non si capirà un cazzo. E con la pioggia mi fa, dalla telecamera mi dà problemi. Speriamo che non si veda male, dai. Occhio. Partenza sublime. Grazie, Cuba. Occhio. Succede? Stesso. No, rottura. No, vabbè, visto? Rottura del motore. No, vabbè. Che bello. Che sfiga, ho solo io ritirato. Dai. Non ho parole, raga. Don't not parole, in un inglese ormai di padrelingua. Bene. Ai. Vai, facciamone un altro, grazie. Però voglio fare Interlagos. Poi con la barra, ragazzi, me la godo. Sì, la barra, ciao, con la Brown GP. Vediamo se magari mettiamo sole. Vai. Che palle, ritiro dopo, ero pronto anche bene. Cazzo, anche quasi finita la batteria, ma che palle, oh. Io non controllo niente, zio, io vado di default e gioco. Vai. Che bellissimo questo gioco qua. Purtroppo l'hanno fatto solo per Wii e PSP, non per Play 3 o per console comunque della grafica eccellente, però te lo godi, insomma. Lo proveremo anche per Wii con il volante, ovviamente. Cioè, pazzesco. It's incredible, come? It's incredible. Se si vede male, mi dispiace, ma proprio con la telecamera, con la PSP ho problemi su questa PSP. Non capisco il perché. Insomma, ho toccato qualcosa sulla telecamera e mi spara cagata a nastro. Oh, sole, godo. Dai. Go. E andiamo verso l'Eternity Glory.
Mettiamoci all'internazzo. Ero partito meglio, però dai, ottavo, va bene, va bene. Grande Nicolino Rosbif. Lungo, aia. Purtroppo andiamo lunghi. Ma gran gioco, ragazzi, gran gioco. Devo prendere un po' la mano, raga, vi chiedo perdono. Non è facile giocare in questa posizione qua per far vedere il gioco con la telecamera. Dai, Kuma, dai, involati verso l'Eternity Glory. Ma il guasto del motore è bellissimo, veramente. Un bel chiccone. Credo che dobbiamo andare anche ai box. Il Kume ai box, perdi 52 posizioni. Fisichella mi sta dando via merda, però. Dai, che abbiamo una bronzo più la miglior macchina. Dai, niente, non riusciamo a recuperare su Giancarlo. Dai. Crisi nera per la Bron. Perché? Ma perché, scusa? Perché ho tagliato. Ma che palle, però. Vabbè, ragazzi, andiamo un po' così. Questo è F1. Io sono anche distrutto la macchina, ma zio, ok, dai. Non ci riusciamo a fare un giro pulito. Go. Comunque PSP, miglior console portatile in assoluto. Grande. GG Hamilton in first position. Mamma mia. Occhio. Concentration, come non tagliare, che qua la penalità arriva subito. Ti prego, macchina, non ti distruggere, grazie. Freno troppo, però, e vabbè, ma porco Diaz. Troppi errori per il Kume. Volevo arrivare ai box e poi chiudere. Sei laps? No, dritto. Madonna, subito bandiera bianco e nera, oh. Alla prossima squalifica. Occhio. Per me ha messo qualcosa tipo freno automatico, perché cioè inchioda troppo, zio Ken, inchioda troppo la macchina quando frena. Vabbè, dai, stiamo guardando il gioco così. Stai andando più veloce di... Ma niente, ciò vado meglio su GP4 con la tastiera, porca miseria.
Fastest di Marcotto Webber. Entra i box in questo giro. Ok. Andiamo ai pit. Aia. Il suo drive through. Dai, come andò. È a caccia Button. Hai poco carburante. L'ho capito, ho di box. Tieni duro, che bello. Quando potevi caricare il carburante, cosa che non si fa più da una vita. Cagata assurda. Sto prendendo un po' la mano però. Come i box. No! Vai. Siamo i box. Dai. Sostituiremo i pneumatici e metteremo carburante. Bravo. Cazzo, 3 minuti e finisce la benza. Già finisce la benza. Finisce la carica. Alla videocamera. Ecco. Quindi ragazzi, questo è F1. Giocone. Abbiamo rotto anche l'alettone. Perfetto. Niente raga. Vabbè. Prossimo video ragazzi, proveremo la Nintendo GameCube. Console incredibile che mi ha regalato un gioco a dir poco devastante. Raga, alla prossima. Ciao.